Siamo tutti qui riuniti oggi per ricordare il nostro amato Kachan, che è morto oggi all'età di 15 anni. Non sono morto, fatemi uscire da questa cazzo di bara! A volte sento ancora la sua voce. A parte ciò, vorremmo dedicare un momento per ricordarci tutte le sue qualità e come, nonostante le sue mancanze, amassimo davvero molto il nostro cagnolino arrabbiato preferito. Appena esco di qui vi faccio a pezzi! Vorrei cominciare dal portare in luce tutte le cose che rendevano Kachan così speciale. Per esempio, i suoi... Non ho scritto nulla qua, ragazzi, aiutatemi per favore. Amiamo come Bakugo... a volte faceva... I suoi addominali Tra erano... le cose che amavamo di Kachan c'era pure la sua grande personalità. Beh, io la odiavo, cazzo. Amavamo come fosse sempre investito in ciò che faceva, come puntava sempre ad essere il migliore in vita. Fece in vita... È morto ora. Fatemi uscire, cazzo! Non posso credere che Bakugo sia morto, cazzo. E vorrei menzionare la sua tendenza a dire non dirò mai di essere morto. Scommetto che se fosse ancora qui con noi, si metterebbe a graffiare, a tirare calci a quella bara per cercare di uscire, rifiutandosi di accettare che il suo tempo su questa terra sia finito così in fretta. Fatemi uscire! Non apprezzate mai davvero qualcosa fin quando non l'avete più. Ma come avete fatto a metterlo lì dentro? Che cosa vuoi dire? È morto. Non può mica ribellarsi. E perché non riesce ad uscire? Bakugo è molto forte! Potrebbe benissimo far saltare in aria la bara! Non quando è morto. Lo abbiamo legato. Questo è già notevole di suo. Quella puttanella non sarà mai l'hero numero uno se non può fermare un semplice liceale dal rapirlo. Ma qual è l'obiettivo poi? Perché lo state facendo? Non volete mica bruciarlo vivo, no? Potrei. Pensavo di chiedere a Todoroki di dargli fuoco. Sai, stile vichinghi. Ma è ancora lì dentro! È morto. Fatemi uscire, inutili personaggi secondari! Lo sentite anche voi? Bakugo è diventato uno zombie! Non sono morto! Svelto Todoroki, brucia la bara. Agli ordini. Oh, voi giovani d'oggi, con i vostri omicidi e le vostre... Eh? Omicidio? Aspettate un secondo!